Alessandro Chinelli, una candidatura di spessore per un comune che ha bisogno di un po' di rilancio. Grazie dello spessore, sì, io ho avuto quest'idea nell'autunno del 2014 di fondare questa associazione culturale che si chiama ora Officina per il Rilancio di Arezzo. È un'associazione culturale che si rivolge ai cittadini, ai quali ho chiesto collaborazione e contributo, contributo intellettuale ovviamente. C'è stata una bella adesione, i soci sono diverse decine e i soci si sono dati da fare. In questo mese e mezzo si sono riuniti molte volte, credo più di 3 volte la settimana, per studiare i problemi della città e per proporre dei miglioramenti, per proporre delle idee. Idee che io in parte divulgherò venerdì sera alle 18 al Minerva. È il lavoro di tanti, e i miei amici hanno voluto che fossi io ad esporle e questo mi fa molto piacere e quindi vi esporrò queste idee. Però non è il programma elettorale dovrà venire fuori in un lavoro di affinamento ancora maggiore che avverrà dal venerdì sera, dal 6 sera in poi. E a chi chiedo contributo a questo punto, non soltanto ai soci di ora che si sono effettivamente molto dedicati alla vicenda, ma a tutti i cittadini. Quindi abbiamo aperto un sito, vi saranno date tutte le coordinate in modo tale che chiunque potrà mettere bocca a mano, dare idee, criticare anche quelle che sono le idee emergenti, in modo tale da consentirci da qui a maggio effettivamente di poter proporre un programma elettorale condiviso con dei cittadini e se vogliamo anche con delle forze politiche che, se si riconosceranno in questo schema, in queste idee, potranno seguire entrare nella coalizione per le elezioni amministrative, ma il movimento nasce su base strettamente ed esclusivamente civica. Lei è un tecnico, ha già rivestito il ruolo di assessore ai lavori pubblici. La situazione attuale di Arezzo, in questa situazione quali vede come priorità, come nodi principali su cui mettere immediatamente le mani? Ma senza dubbio il tema secondo me più scottante è quello legato alle infrastrutture, nel senso che la mancata continuazione del programma di infrastrutture che a suo tempo era stato intrapreso dalla Giunta Lugherini, a cui ho avuto l'onore di partecipare, oggi viene pagato pesantemente dai cittadini. Si vede chiaramente che il traffico non è fluido, ci sono dei problemi di intasamento scusatemi, in certe ore della giornata, ci sono sicuramente dei problemi legati alla sosta, ci sono dei problemi di non completa accettazione da parte dei cittadini del centro storico della ZTL, quindi dei correttivi vanno dati in questo senso. Attraverso che cosa? Attraverso un pacchetto normativo sostanzialmente diverso da quello che è stato proposto a pezzetti dall'amministrazione comunale. Uno dei difetti che l'amministrazione comunale che ci ha governato negli ultimi 8 anni è proprio questo, la mancanza di organicità degli interventi. Quindi io vedo anzitutto la necessità di definire un piano organico della sosta e della viabilità. E in secondo luogo di inserire Arezzo in un sistema infrastrutturale nazionale di primaria importanza. Sto parlando della linea lenta ferroviaria, della linea alta velocità ferroviaria, ma anche del sistema autostradale e superstradale. Non è una novità che la E45, in questo momento la E78 e l'E45, il non completamento, presentino per noi un grosso problema. E occorre dunque che la città si attivi nei tavoli opportuni per avere compiuta risoluzione a questi problemi. Sull'alta velocità abbiamo il problema dei problemi, che è quello della realizzazione di questa stazione di transito legata alla Medio Etruria, così viene stata definita e chiamata, che non ha ancora trovato localizzazione. Ci sono 2 possibilità alternative, una è a Chiusi, però è molto a sud e quindi non sarebbe funzionale al bacino di utenza retino, e un'altra invece più a nord verso Rigutino o addirittura a Olmo, ma secondo me la localizzazione di Rigutino sarebbe preferibile perché è più o meno baricentrica alle 3 grandi realtà urbane che esistono al contorno, che sono Arezzo, Siena e Perugia. Quindi la città deve battersi fortemente non solo per ottenere la stazione, ma per localizzarla nel posto giusto. A Rigutino, alla Manziana in particolare, c'è anche l'interconnessione tra la linea lenta e la linea rapida, e la linea veloce, la direttissima, e quindi è il posto destinato ad avere il maggior successo in termini di assorbimento di domanda di trasporto. Tutto questo si scontra con i personalismi, si scontra con il campanilismo, chiaramente Chiusi vorrebbe la città, la stazione in casa sua. Ecco, di questo la città si deve rendere conto, occorre impegnarsi su questo tema per ottenere un risultato che per la nostra città potrebbe essere, se non ottenuto, devastante.
Lei ha parlato di organicità del programma, è una cosa che si va ad ottenere soprattutto con un lavoro di squadra, che non può essere però soltanto un lavoro di squadra di chi sta ad amministrare, ma nel quale si devono sentire parte anche i propri cittadini, come dicevamo adesso. Esattamente, il mio programma alla fine poi sarà un programma che sarà il programma dei cittadini, diciamo in omaggio anche al fatto che la nostra è un'associazione civica. Quello che è venuto fuori adesso è un programma abbastanza diverso da quello che avevo in mente io un mese e mezzo fa. Perché? Perché varie delle persone che hanno dedicato i dopocena, interi pomeriggi a questo lavoro mi hanno portato elementi nuovi di cui non ero a conoscenza e mi hanno convinto di opportunità diverse rispetto a quelle che io pensavo un mese e mezzo fa. E dunque la condivisione in questo momento e anche nelle settimane future è fondamentale. Alla fine arriveremo certamente a un programma condiviso di una coalizione di uomini che hanno intenzione di dare una svolta a questa città.